concorso deve essere eccellenza, deve essere la migliore rappresentazione del proprio territorio, non solo in ambiti nazionali, ma sicuramente anche in ambiti internazionali. Noi diciamo sempre che il gusto è un sentore, un sapore e un sapere, perché la menta piperita di Pancaglieri è rinomata in tutto il mondo per le sue caratteristiche di finezza di profumo e di gradevolezza di gusto, e quindi bisognava saper riportare nei prodotti finiti la stessa eccellenza della nostra materia prima. Quindi il gusto deve essere sicuramente portavoce della cultura, della coltura del proprio territorio, e quindi deve essere il miglior portavoce della nostra tradizione e della nostra storia. Slow Food come vetrina del gusto piemontese e non solo. In piazzale Valdofusi a Torino abbiamo incontrato la capacità tipica delle donne di dare un tocco di classe al cibo, e per questo giustamente premiate. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e di assaggiare delle grandissime eccellenze nel nostro territorio, a volte un po' meno conosciute. La nostra storia inizia alla fine dell'Ottocento, quando i miei trisavoli iniziarono a coltivare la menta piperita di Pancaglieri a Pancaglieri. La nostra distilleria è attiva dal 1926, quindi la nostra tradizione familiare che si lega alla coltivazione, la distillazione e la produzione di menta piperita di Pancaglieri è la più antica del settore. Noi a Pancaglieri coltiviamo direttamente tutte le nostre piante officinali, quindi la menta piperita, la camomilla romana e le altre piante officinali che sono dedicate al comparto delle industrie farmaceutiche, mentre invece la menta piperita è dedicata alle multinazionali del settore dolciario, delle bevande alcoliche e analcoliche, e ovviamente l'olio essenziale di camomilla romana è dedicato al comparto dei profumi, quindi il comparto aromatiero. Avevamo in mente di allargare il nostro lavoro con il tema, non pensavamo così, visto che acquistavamo da diversi produttori, abbiamo scelto di mettere un nome a queste nostre scelte, quindi la DT nasce per questo motivo molto semplice. Abbiamo già selezionato, abbiamo in casa tutte le novità della primavera e dell'estate come raccolti, abbiamo già delle novità autunnali, per cui direi che siamo pronti per affrontare l'inverno, la primavera, e aspettare le novità, quindi i prossimi raccolti della camelia. La prima degustazione che abbiamo fatto è stata, secondo me, la degustazione principe, perché abbiamo avuto in uno stesso piatto la possibilità di assaggiare tre cose che non avrei mai detto che stessero così bene insieme, quindi la ricetta perfetta, il tomino di capra stagionato tre giorni, la menta di Pancaglieri e il miele, e non avevo mai assaggiato una cosa del genere in vita mia. È veramente, è proprio vero che mettere insieme cose tanto diverse non possono far altro che creare delle cose ancora più speciali. I nostri prodotti che abbiamo presentato qui, i nostri prodotti finiti, che sono la conclusione della nostra filiera produttiva, sono stati dedicati a mio nonno, perché li abbiamo creati sulla base della quarantennale esperienza nel settore liquoristico di mio padre, per ricordare il centenario della nascita di mio nonno, che aveva Nicolao, che aveva meccanizzato il nostro settore in ogni suo aspetto, quindi dall'ambito culturale all'ambito di distillazione. Quindi un pensiero particolare in questa sede va sicuramente alla mia famiglia e a lui. L'intenzione è andare avanti, a scoprire sempre cose nuove. Questo tè alla rosa che ho presentato oggi, questo tè naturale che naturalmente sta di rosa, che ho presentato oggi, per esempio, non mi aspettavo di trovarlo, l'ho incontrato. Chissà, il prossimo anno trovo un tè particolare, chissà. Ne ho già trovato un altro, che è un tè porpora, un tè che nasce spontaneamente con dei germogli porpora e quindi viene chiamato anche tè viola. Sono contenta, ne ho una piccola fornitura in negozio, eccezionale. Diciamo che il mio futuro è sempre la scoperta di qualcosa di nuovo, questo sì. Ma qual è il gusto del futuro? Il gusto della ricerca continua, dello studio continuo del mondo del tè, che comunque non si improvvisa e va veramente seguito ogni anno, ogni raccolto, ogni stagione ha la sua caratteristica. La vita è molto fast, almeno il gusto lasciamolo slow.